Dolla, buon pomeriggio, benvenuto Emanuele Prisco, sottosegretario del Ministero dell'Interno. Buon pomeriggio a lei e ai spettatori. E allora, sottosegretario, insieme andiamo a commentare anche quello che state facendo, che è stato fatto questa mattina all'alba, una maxi operazione delle forze dell'ordine e la bonifica che aveva annunciato la Premier Meloni è iniziata? Beh, è iniziato un primo passo per mostrare che lo Stato c'è, non ci sono più zone franche, che l'impegno del Presidente Meloni per recuperare le periferie, insomma, è partito da questo luogo simbolo. Oggi si è visto platealmente che lo Stato è tornato con forza a riportare la legalità. Quella che sembrava una zona franca, ma ovviamente non ci fermeremo a Caivano, è intenzione procedere allo stesso modo in tutte le città che soffrono problemi di questo tipo. Ovviamente accanto a questo deve partire anche una ricostruzione del tessuto sociale, come ha detto il Presidente del Consiglio, che deve servire a creare delle barriere sociali rispetto alla. Sottosegretario, tra l'altro, ci saranno delle misure contro i baby criminali che saranno inseriti proprio nel pacchetto sicurezza, corretto? Stiamo esaminando una serie di misure, adesso non mi sento ovviamente di fare Certo. anticipazioni, una serie di misure che saranno valutate anche nel Consiglio dei Ministri con le diverse competenze e sensibilità dei ministeri, ma che hanno l'obiettivo di intervenire con forza anche sulla sicurezza. E allora, con lei sottosegretario, volevo anche andare a capire la situazione migranti in Italia, perché è uscito l'ultimo rapporto Frontex, no? Che fa una previsione per questo prossimo anno 2023-2024, che vede, secondo queste previsioni, un incremento di migranti che arrivano soprattutto dalla zona subsahariana, ma non solo. Insomma, come vi state preparando a questa ondata eventuale di nuovi migranti, che già sono In tanti, che sono arrivati? realtà Frontex conferma, e questo sinceramente mi fa piacere, quella che il governo italiano aveva anticipato all'Europa nei vertici europei e negli altri vertici internazionali, cioè che siamo di fronte a una, come dire, flusso migratorio senza precedenti, dovuto all'instabilità di molti paesi, che la strada giusta è quella di rimuovere le condizioni di partenza e quindi bloccare le partenze in una cooperazione soprattutto con l'Africa, che sono esattamente le tesi cosiddetto del piano Mattei del presidente Meloni, le tesi che oggi sono nell'agenda europea e che non erano, come dire, misure improvvisate, ma che erano frutto di un'analisi e sono frutto di un'analisi approfondita della situazione geopolitica. Quindi l'instabilità geopolitica determina un flusso maggiore. La cooperazione europea, i primi segnali da un lato del governo italiano che ha sul territorio nazionale rimesso ordine alla normativa sull'immigrazione e sull'asilo, dall'altro avviato un flusso di espulsione del 30% maggiore rispetto all'anno precedente, dall'altro avviato una serie di attività autonome e in collaborazione con l'Europa, con i paesi di partenza, i cui primi, i primi frutti si iniziano a vedere, sostanzialmente sia nei rapporti con la Libia, nei Sì. rapporti con la Turchia, ma anche diciamo, il dato che ci viene trasmesso dall'autorità costiera tunisina, per cui circa 50.000 persone sono state fermate dirette verso il nostro paese, danno il senso che abbiamo guardato avanti rispetto al problema. Ovviamente non ci giriamo intorno, c'è, è vero, un flusso migratorio straordinario e quindi degli arrivi straordinari. Se si continua sulla strada individuata dal Presidente Meloni e se l'Europa continua e rende esecutiva questa cooperazione e collaborazione con l'Africa, probabilmente si riesce a intervenire fermando direttamente le partenze nei paesi. Sottosegretario, allora parlavamo di un numero raddoppiato di migranti in questo 2023. Allora,
Se resta qui con noi, beh, andiamo Frontex a... conferma le Sì. spiegazioni date dal governo, quindi insomma non ce le siamo inventate. Assolutamente, assolutamente. E allora andiamo a ripercorrere appunto questi numeri di questo 2023, di questa ondata di migranti, sottosegretario, e poi lo commentiamo insieme. Nel Mediterraneo il flusso di migranti è pressoché continuo. Solo nelle ultime 24 ore sono stati 7 gli approdi a Lampedusa, partiti tutti dalla Tunisia. Non si fa in tempo a svuotare l'hotspot che già conta nuovamente 388 persone. Previsti oggi 230 trasferimenti. E poi i soccorsi delle ONG con Geo Barents di Medici Senza Frontiere, diretta a Bari dopo aver salvato 31 immigrati, un terzo dei quali sono minori. I numeri degli sbarchi sono sempre più da record. Da inizio anno sono circa 115.000 i migranti arrivati nel nostro paese, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo del 2022, il triplo rispetto al 2021. La situazione geopolitica mondiale, le preoccupanti condizioni economiche dei diritti in molti paesi nordafricani e subsahariani e l'allarme lanciato ora da Frontex rischia di compromettere ulteriormente il quadro con un aumento dei flussi nelle rotte del Mediterraneo centrale e orientale. Da qui l'invito ai paesi europei a collaborare maggiormente sulla questione immigrazione. Queste le principali nazionalità approdate in Italia quest'anno. Il dato della Tunisia è in crescita rispetto al passato. Da gennaio i minori non accompagnati che hanno viaggiato su barconi, barchini spesso fatiscenti sono oltre 10.700. Da nord a sud ci sono 136.000 persone ospitate nelle strutture di accoglienza, quasi 40.000 in più rispetto ai dati dell'agosto dello scorso anno. Numeri che preoccupano regioni, comuni, e sono in crescita anche le domande di asilo nell'Unione, in Norvegia e in Svizzera. Eccoci, sottosegretario Prisco, abbiamo un po' riassunto questi numeri. Sicuramente sono tanti i numeri degli arrivi, 115.000, ma soprattutto anche il numero dei minori è importante, i minori non accompagnati, stiamo parlando di oltre 10.700 minori. Noi ci chiediamo intanto questi minori, insomma, dove si trovano, come vengono gestiti dal nostro paese? Allora, poi rispondo alla domanda sui minori, ma mi consenta di dire due cose. Certo. Uno, se non avessimo adottato in anticipo le politiche di cooperazione con gli stati dell'Africa, e se non avessimo adottato le norme facilitative sui rimpatri, ovviamente le condizioni sarebbero state molto peggiori, visti il numero di partenze che ci sono di quelle che oggi registriamo. Sì. Due, aver per primi come Italia individuato la strategia di medio e lungo termine anticipa, come dire, un pericolo, un problema molto più grande che quello che oggi Frontex rappresenta rispetto alla situazione di Polivia. E sottosegretario, si può avvicinare un po' al computer magari perché la sentiamo poco? Sì. Grazie. Sì. Favorendo quindi, diciamo, la limitazione delle partenze, una cooperazione sana e non predatoria con i paesi di partenza. Terzo tema è quello dei minori non accompagnati, sui quali probabilmente va aggiornata anche la disciplina della legge, la norma che la presidente Zampa, perché ovviamente non tutti sono minori non accompagnati. Quindi è evidente che il minore che oggi è gestito anche con la grande e preziosissima collaborazione degli enti locali, dei sindaci, dei territori, è evidente che va pienamente tutelato. Chi minore non è, e quindi semplificare le procedure di riconoscimento e di qualificazione, insomma, dell'età reale rispetto all'età dichiarata, favorisce ovviamente tutele maggiori per quelli che hanno diritto di stare in Italia e ovviamente, diciamo, procedure di rimpatrio per quelli che minori non sono. Altrimenti rischiamo anche lì di andare a intasare un sistema che poi va a danneggiare ovviamente chi realmente ha bisogno di tutela. Assolutamente. Grazie sottosegretario per essere intervenuto a TGCom 24. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci, buona giornata e buon lavoro soprattutto.